Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo unboxing di MyProtein. Però in questo video faremo anche un video assaggio perché in tantissimi avete chiesto di assaggiare i burri, quindi oggi alla fine di questo video faremo la recensione anche dei burri. Prima di iniziare comunque a mostrarvi e assaggiare i burri, volevo comunicarvi una super promo che sarà valida fino a domenica 31 gennaio, quindi l'ultima settimana di gennaio, quindi l'ultima settimana di saldi. Sul sito di MyProtein con il mio codice GIULIAAMBROSINO, tutto attaccato, tutto in maiuscolo, avete l'80% di sconto più il 15% di sconto su tutti gli articoli. Ovviamente sempre solita cosa, tranne sui prodotti supplementi, quindi i nuovi prodotti e i prodotti campioni. Devo dirvi una piccola cosa, perché molte persone si pensano che inserendo solo il codice sconto automaticamente mi supportate. No, raga, se volete supportarmi dovete fare i vostri ordini tramite il link di MyProtein che vi lascio giù nell'info box, oppure lo trovate nella bio di Instagram con tutti i codici sconti, perché ci sono comunque alcuni siti in cui va bene solo anche il codice sconto e altri siti ovviamente vi fa risparmiare a voi, però per supportarmi dovete fare i vostri ordini tramite il link. Ok, io direi di iniziare, guardo di qua perché ho il primo prodottino. Ho preso un po' di snack e poi raga vi devo spiegare un aneddoto perché ogni volta sbaglio sempre, però ve lo faccio vedere. Allora, ho voluto prendere questo cookie della May Vegan. Raga, in tantissimi mi hanno detto no, Giulia hai fatto l'ordine e non l'hai preso, no, lo devi prendere perché è troppo buono. Ecco raga, scusatemi, l'ho preso. È un cookie grande ripieno di cioccolato e salted caramel. Cioè raga, io adoro, non vedo l'ora di provarlo. Eccolo qua, ovviamente per la recensione degli snack, visto che su MyProtein non riesco mai a trovare comunque tutte le barrette disponibili, vi farò la recensione di varie barrette, vari snack nei video vlog. Quindi raga, non perdetevi vlog. Eccolo qua, io non vedo l'ora di provarlo. So che cioè, ho visto che MyProtein ha tanti prodotti per quanto riguarda le persone che seguono un'alimentazione vegana e questa cosa è fantastica. Andiamo avanti. Famosissimo shaker, raga, questa volta l'ho preso per chi fosse perso il video, quello lì dove abbiamo provato le Clear Whey isolate. Cioè, raga, andatelo a vedere, mi serviva uno shaker grande e ho preso questo qua. È bellissimo ed è super super comodo anche per l'acqua. Comodo, classico shaker, eccolo qua. Ovviamente qui c'è tutto il misurino, eccetera. Poi, andiamo avanti. Non ho preso tantissime cose, anche perché la scorsa volta pure feci un bell'ordine, quindi vi faccio vedere gli ultimi tre snack e poi passiamo ai burri. Allora, ho voluto prendere questo biscotto, sempre un cookie della MyProtein Clear Cookie. Allora, gusto cranberry e cioccolato bianco, quindi wow, non vedo l'ora di provarlo. Eccolo qua, 50 grammi. Bellissimo, ovviamente ve ne parlerò nel dettaglio in un video. Poi ho preso sempre sempre come cookie, protein cookie, cookies and cream. Questo è molto morbido e molto più grande rispetto a quello là, infatti è 75 grammi. Eccolo. E poi raga, iniziate a ridere, vi prego, ridete. L'ho ripreso di nuovo. L'ho ripreso di Cioè, raga, io ancora non provo l'altro, ma praticamente io ho sempre avuto un po' questo problema, anche le altre volte, anche se comunque non collaboravo con MyProtein, aprivo il sito e mi confondevo letteralmente. Cioè, dicevo, no, aspetta, ma quel biscotto è quello, no, aspetta, ma è quell'altro là, non so perché, ho sempre avuto questa difficoltà, forse perché non lo leggo bene, ecco. Non leggo bene attentamente i prodotti perché io in generale quando faccio gli ordini mi gaso e quindi non capisco niente più. Infatti, raga, l'ho ripreso Filled Protein Cookie, Double Chocolate e Caramello, quindi doppio cioccolato e caramello. Quindi questo sarà il primo che proveremo perché io lo provai l'estate dell'anno scorso, però lo acquistai e già ce l'avevo a terra da tanto tanto tempo e quindi non mi fece impazzire. Quindi, raga, speriamo bene. È da un anno che non lo provo, vabbè, lo proveremo insieme. Passiamo alla bomba. Allora, ho preso due super burri. Devo dire che per quanto riguarda, a parte tutti i prodotti, quando ci sono gli sconti, ma anche in generale non è che costano tanto, però raga, quando ci sono gli sconti conviene tantissimo. Io ho approfittato del 45% di sconto della scorsa volta, quindi
Anche questa volta, raga, andate a dare un'occhiata perché sono gli ultimi saldi e sono quelli là più consistenti. Ho voluto prendere un altro burro da un chilo. Questo qui è quello gusto Anacardi. Sì, raga, io ho già aperto tutto. Gusto Anacardi. Ci sono proprio i pezzi di Anacardi. Non ho voluto prendere quello lì classico, ma ho voluto prendere quello crunchy. E quindi, raga, speriamo bene. All natural, quindi al naturale. Quindi vediamo, è un burro di Anacardi. Ve le faccio un attimo, anzi direi di assaggiarlo anche. È 1,5 kg vegan product, approved, vabbè, certificato e tutto. Prendiamo il cucchiaino, stavo cadendo. Ok. Oddio che profumo. Allora, lo voglio un attimo miscelare. Comunque è così, oh. Starete vedendo? Anche poi dopo vi faccio una panoramica. Assaggiamo qua questo che ho girato. Poi ovviamente, raga, va girato per bene. Però vabbè, assaggiamo un attimo. Allora, raga, questo sicuramente va miscelato. Aspettate che lo poso, non voglio farlo cadere. Questo va miscelato per bene, infatti dopo mi metterò e dal basso verso l'alto lo girerò per bene, perché comunque ci sono tutti gli oli. L'ho girato un po' così alla veloce, però va comunque girato bene, fatelo con tutto, infatti io sto perdendo pezzi. Fatelo con tutte le creme e burri in generale. Allora, devo dire che il retrogusto così non mi fa tanto impazzire, però si sentono comunque gli anacardi. Io l'ho pagato, raga, veramente in super super offerta e comunque sapete che gli anacardi costano tantissimo, quindi è normale che ha un prezzo abbastanza elevato, tra virgolette, perché considerando 1,5 kg e gli anacardi costano una cifra. Allora, non so, se... mi piace questa cosa che si sentono i pezzi di anacardi, però non lo so, raga, mi aspettavo qualcosina in più. Raga, quando prendete il pezzo di anacardi, che vuol dire che fa proprio buono. Buono, ma non è il mio preferito, proprio perché mi lascia in bocca un retrogusto strano. Lo girerò bene, lo proveremo sui pancake e poi vi farò sapere. Però non è che è male, è buono, ma mi aspettavo qualcosa in più. Lascia un retrogusto abbastanza strano, no? Piacevolissimo di anacardi. Si sentono gli anacardi, però ha quel retrogusto che non mi fa dire wow. Non so cosa in particolare, però lo miscelerò meglio e vi farò sapere. Comunque, andiamo avanti, però devo dire che almeno non mi ha completamente deluso, assolutamente no. Andiamo avanti. L'ultimo burro e l'ultimo prodotto di questo unboxing. Scusatemi la mia bellissima pronuncia, quindi non fateci caso, tappatevi le orecchie. Gli tappatevi le orecchie al Peanut Butter Original Crunchy. Ovviamente dentro ci sono anche le proteine, mi sono dimenticata di dirvi i valori. Comunque, per 100 grammi questo qui ha... 579 calorie, 46 grammi di grassi, 8 carboidrati, 12 grammi e proteine 30 grammi, quindi fantastico. Per quanto riguarda l'altro, sì, io poi volevo vedere da lontano, ma Giulia sei un po' ciecata. Allora, quest'altro qui invece ha 639 calorie, 53 grammi di grassi, 18 grammi di carboidrati, zuccheri 5 grammi e proteine 20 grammi. Questa cosa è vegan product, certificato, eccetera. Ok, apriamo. Questa, raga, io me l'aspettavo così perché anche dalle varie recensioni che ho visto sui social, eccolo. Non lo voglio far cadere. Ok, cioè, raga, questo anche crunchy e mamma mia, raga, l'ho sempre, sempre, sempre voluto provare. Mamma mia, guardate qua, che spettacolo. Ok, fatemi girare un attimo per bene. Ok, ovviamente prendiamo la parte dove ci sono gli arachidi, assaggiamo. No, raga, che buono. Questo sì, tra i due questo vince.
Arachidi, che buono! Non ho mai avuto dubbi su arachidi, ma proprio tutti quegli arachidi all'interno, cioè raga. Mamma mia, spettacolo, spettacolo, troppo troppo buono. Si sentono proprio i pezzi di arachidi. Ma arachidi, raga, prendetelo ad occhi chiusi. Se volete provare Anacardi, se lo trovate in super offerta, prendetelo, provatelo, perché non è male. Sicuramente sopra un pancake è molto buono, però così non mi ha fatto impazzire. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, raga, se avete prodotti da consigliarmi, scrivetemi giù nell'info box tutto ciò che volete, oppure su Instagram mi trovate come GiuliaMiFit. Se fate invece gli ordini, raga, mandatemi le foto dei vostri ordini, perché io ogni volta che mi mandate gli ordini io sto così. Perché io adoro, adoro, adoro. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!